Quando dico novembre significa solo una cosa, che quindi dobbiamo indossare delle fragranze che ci ricordano il calore, la dolcezza dei dolci, una spolveratina di cannella. Vabbè ragazzi, basta, perché sennò io continuo all'infinito. Ho corteggiato questo profumo per mesi. Io sono rimasta scioccata dal pack di questo profumo, perché lo trovo di un sofisticato incredibile, anche se i pareri sono un po' differenti, cioè qualcuno lo trova un po' kitsch. Io sinceramente lo amo, lo adoro, lo trovo di una bellezza, di una finezza, di un'eleganza incredibile. Questo profumo è la seconda versione di Camra ed è Camra Kawa. Allora, dovete sapere che io la versione precedente non la conosco, conosco solo questa. Quindi, perché direte voi? Perché all'interno c'è la nota del caffè, che a me sinceramente piace da matti. È un profumo naturalmente di Lattafa, l'ho pagato su notino 36 euro. E questa è la boccetta. Allora, intanto il colore che mi ricorda il liquore, mi ricorda quei bicchieri da brandy, bicchieri da whisky, quindi già questo lo fa diventare veramente un gioiello incredibile. Queste sfaccettature, ragazzi, è bellissimo. Questo profumo nel pack ricorda Angel Share di Killian, anche se la boccetta naturalmente è rotonda, è arrotondata, ma lo ricorda tantissimo. Profumo sensuale e accattivante a testa, cannella, cardamomo e zenzero. Cuore, pralina, arancia candita e fiori bianchi. Fondo, caffè, vaniglia, benzoina, muschio e fava tonka. Fragranza che ci incanta e che ha questa profondità. Se amate quindi profumi speziati, caldi, legnosi, sensuali, fra l'altro unisex, come piacciono a me, allora dovete provarlo. Per le collezioniste amanti dei profumi, dovete averlo in collezione. Fammi sapere nei commenti se anche tu ce l'hai provato e se hai provato le stesse mie sensazioni. Ciao!